Un derby, quello di Chieti, e due gare che non si possono sbagliare per continuare a tallonare la capolista San Benedettese. Sarà una giornata intensa nel girone F di Serie D che per l'Abruzzo avrà come centro di principale interesse lo stadio Guido Angelini, dove il Chieti ospita il Notaresco per riscattare il pari scialbo di domenica scorsa a Termoli. Neroverdi che saranno primi in porta di Serra, espulso al Cannarsa, e che sarà sostituito da Antignani tra i pali. Questo dovrebbe consentire a Chianese di poter schierare un over in più in mezzo al campo. Dopo la squalifica torna ad Ancora, così come dovrebbe trovare una maglia da titolare Moro Masavud. Non sarà a disposizione per domani, ma la trattativa è definita. Vincenzo Gatto, giocatore individuato dalla dirigenza come colui che andrà a riempire una casella, quella del play. Vero vulnus del Chieti in questa prima parte di stagione. In difesa dubbio con Son, c'è Vesi in caso di forfè. In casa Notaresco in settimana è arrivato Samuele Carnevali in attacco, che andrà a sostituire il partente Ranieri e sarà già a disposizione domani pomeriggio. Formiconi si allena da qualche giorno con i rossoblu di Alessandro Bruno, che riproporranno Curtosi tra i pali al posto di Barzanti e Marrancone sulla corsia destra, mentre sarà Belloni, come di consueto, a guidare l'attacco. A sinistra, spazio al grande ex Manfredo Pietrantonio. Nella settimana che ha visto la presentazione del nuovo direttore sportivo Moreno Sacchetti, impegno interno per l'Aquila contro il Vasto Girardi. I rossoblù stanno cambiando pelle, perché il dirigente è stato chiaro: la rimonta passa anche e soprattutto dalla scelta degli under. Galesio in partenza, mentre in arrivo Allegretti dal San Marzano. Dietro il giovane Giulio Dori dovrebbe dare ulteriore sostanza alla corsia esterna. L'Aquila ha vinto le ultime due partite giocate davanti al proprio pubblico, e quella di domani contro i molisani in difficoltà e con 12 punti nel carniere rappresenta una chance ghiotta dopo lo stop di San Benedetto, che ha allontanato ancora di più la testa della graduatoria, ora distante 8 lunghezze. È evidente che in attesa di veder ridisegnato l'organico, che dovrebbe essere più in linea con le esigenze di Roberto Cappellacci, l'obiettivo per l'Aquila è quello di tenere botta e non vedere crescere il numero di punti di ritardo dalla prima. Trasferta complicata a dir poco per l'Avezzano a Senigallia, al cospetto di una vigore insidiosa che ha riabbracciato Alessandro Pesaresi. In casa biancoverde l'imperativo anche qui è rimanere attaccati al terzetto con Chieti e Campobasso, sperando in qualche passo falso della capolista, ma non sarà affatto semplice. La buona notizia per Ferrazzoli è che l'infermeria si sta svuotando, c'è un Onazzi in più in mezzo al campo e la propensione offensiva della squadra lascia spazi per sperare in un blitz nelle Marche. Vince solo una. Quindi una sola vince e scrive la storia e gli altri la leggono. Quindi io sì, sono in questo momento sono settato, siamo partiti con l'idea di provare a vincere, ci proveremo fino in fondo, se così non sarà ci riproveremo. Fischio d'inizio delle gare alle 14.30, tranne che a Senigallia. Qui, come spesso accade, mezz'ora dopo, alle 15, scenderanno in campo Vigor e Avezzano.